Buongiorno a tutti quanti. Come voi vedete, come sentite, questo non è un culto registrato di una nostra domenica, anche se attualmente in chiesa ci continuiamo a riunire, ma per il mese di luglio e di agosto abbiamo preso una pausa dal mettere in rete e dal mettere in onda i nostri culti, perché richiede un po' di tempo di trasformazione e di lavorazione sui prodotti. E alcune delle persone che curano questo servizio, tra cui ci sono io, si sono presi un attimo di pausa, un breve periodo di tranquillità e di vacanza da questa attività, non da quella di chiesa. Personalmente mi sono preso anche una settimana di vacanze, dove ho avuto la possibilità di leggere un libro, è un libro che è di qualche tempo fa. Si tratta di questo libro qua, edito da Compassion, che si titola 58 voci contro la povertà ed è un libro ispirato da Isaia 58. Sono 58 riflessioni di persone, credenti, responsabili di attività sia nazionali che internazionali, che hanno riflettuto sul che cosa significa l'accoglienza, che cosa significa l'essere di aiuto e di supporto alle persone che siano in necessità dal punto di vista fisico, economico o anche di discriminazione. E, mi piacerebbe leggere insieme a voi uno di questi contributi, che è un contributo di Vincenzo Paci, che è il presidente della Società Missionaria Evangelica Italiana. E poi ne trarremo alcune riflessioni perché probabilmente il Signore mi ha messo in cuore di leggere questo libro perché sarebbe successo quello che vi spiegherò dopo, alla fine di questo piccolo messaggio, di quello che è successo nella nostra comunità. La riflessione si intitola Il Dio che è qui e si origina il versetto da cui è tratta la riflessione è di Genesi 21, 15, 16, l'episodio di Agar quando viene scacciata da Sara e da Abramo. E dice così il brano: quando l'acqua dell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva che io non veda morire il bambino, e seduta così di fronte alzò la voce e pianse. Vincenzo dice così: oggi come ieri la storia si ripete. 1850 a.C. e 2011 d.C. Canaan e Suceava, Romania. Due epoche e due località totalmente differenti in cui si svolgono fatti straordinariamente simili. Canaan, 1850 a.C. Non ne conosciamo l'età anagrafica, ma di questa donna sappiamo essere stata abbandonata dal marito con un figlio in tenera età. Agar è una donna spezzata, disprezzata, scacciata e destinata a morire nel deserto. Nel momento più drammatico della propria esistenza, ella vede Dio venirle incontro e rassicurarla, annunciandole delle promesse a favore di suo figlio. Promesse che rappresentano un atto di giustizia nei confronti di un minore desiderato e poi abbandonato al suo destino. Agar vede il Dio vivente, Dio vede Agar e provvede per lei. Suceava, Romania, marzo 2011. Melania è affetta da una vasculite che le ha messo fuori uso un polmone e danneggiato gravemente l'altro. Questa donna ha un figlio, idrocefalo, Petru, che ha un problema di drenaggio al cervello, per il quale è stato operato invano 8 volte. Melania è stata abbandonata dal marito per via della sua patologia e del suo figlio malato. Le cure mediche di cui entrambi avrebbero bisogno sono ingenti, ma il loro unico reddito è il sussidio di invalidità di 50 euro di Petru e purtroppo presto perderanno anche questo. Due donne vittime di una cultura bieca e due orfani resi tali dall'egoismo di un uomo, di un marito e di un padre insensibile, soli al mondo, maltrattati e denigrati.
donne, bambini, anziani, diversamente abili. Nei confronti di queste categorie di persone troppo spesso vengono violati i principi fondamentali del rispetto e del diritto riconosciuti a tutti gli uomini. In molti paesi salta all'occhio l'arretratezza della condizione femminile. L'atteggiamento nei confronti della donna e soprattutto della vedova è disumano. Non avendo nessuna altra possibilità di sostenere la famiglia, quest'ultima è costretta a vendere il proprio corpo per il piacere bestiale di uomini senza scrupoli o a fare da schiava nella famiglia del marito defunto oppure a rassegnarsi alla povertà. Nell'ambito cristiano però le cose cambiano. Grazie a Cristo scopriamo un Dio anticasta che sfugge al controllo dell'uomo, il quale tuttavia non manca di tirarlo in ballo per giustificare le proprie turpi azioni. Nonostante ciò, il Signore si mostra vicino all'umanità, sofferente, maltrattata, abbandonata a se stessa e molto spesso emarginata. Così, quel Dio che è più di qua che di là entra in campo e ci fa sapere che la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani, le vedove, nelle loro afflizioni e conservarli puri al mondo. In una società dove il diritto è violato, Dio è dalla parte dei deboli, lotta per loro e ci esorta. E questo è il versetto di Isaia 1,17. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. No, il Signore non è distante da noi, non è il Dio che è là. Bensì è il Dio che si è fatto uomo e ha sperimentato le nostre stesse sofferenze. Dio è qui tra noi e soprattutto per noi e per tutte quelle categorie calpestate. Come cristiani, pertanto, non possiamo ignorare queste situazioni di forte disagio. Innanzitutto possiamo essere noi stessi la risposta alle nostre preghiere. Ancora giovanissimo, ma già convertito da qualche anno, mi ritrovai un giorno a pregare e chiedere a Dio di mandare operai nel campo. Udii una voce che mi disse: vacci tu. Da quella preghiera fatta in gioventù sono trascorsi oltre 30 anni. Io e mia moglie abbiamo risposto all'invito del Signore, deponendo le nostre vite ai Suoi piedi e svolgendo il nostro ministero a tempo pieno. In Camerun, da oltre 10 anni, diamo sostegno a più di 500 ragazzi, molti dei quali orfani di entrambi i genitori a causa dell'AIDS. Dopo aver costituito una scuola di orfanotrofio, stiamo aiutando la chiesa locale a realizzare un ospedale. Da qualche anno, in un quartiere poverissimo di Buenos Aires, sosteniamo l'opera di alcuni cari fratelli che aiutano persone con gravi difficoltà, anche psichiche, tra cui molti bambini. In Moldova sosteniamo una coppia di missionari che gestisce una mensa per poveri, dove molte donne, anche vedove, trovano il che per sfamarsi. I missionari hanno inoltre preso in affitto una casa dove ospitare i casi umani più disperati di donne desiderose di lasciare il marciapiede. La piaga principale in Moldova è la prostituzione. In Nepal assistiamo i bambini in difficoltà e un lebbroso e ne sosteniamo le famiglie mediante l'acquisto dei propri manufatti. Posso solo dire che vorrei avere 100 vite per compiere quanto manca ancora da fare. Il tempo a nostra disposizione è poco e abbiamo una sola vita. Usiamola bene. Questo contributo mi è sembrato molto emblematico per poi quello che è successo qua a Montefiascone, proprio dopo il rientro dalle nostre ferie. Un ospite di un centro qua a Montefiascone che raccoglie le persone che hanno richiesto asilo, migranti che hanno richiesto asilo, è morto durante un bagno al lago. È stato organizzato questo bagno da questo centro, purtroppo non sappiamo come, il ragazzo non sapeva nuotare, è caduto a faccia in giù nell'acqua ed è morto. Il ragazzo di per sé non aveva mai espresso una fede in Cristo, però il centro accoglie molti ragazzi cristiani che frequentano attualmente la nostra comunità e di cui alcuni sono stati proprio battezzati da noi nel lago qualche tempo fa. Che
Che cosa è successo? Abbiamo dibattuto cosa fare, il ragazzo non era credente, ma abbiamo sentito veramente i ragazzi suoi coetanei e i suoi compagni di stanza veramente sconvolti, disperati. Che cosa facciamo? Cosa succederà adesso? Cosa succederà a Morientes, questo migrante? Sinceramente non ce la siamo sentita di lasciarli da soli, siamo corsi al centro. Alcune persone di noi li hanno confortati, hanno confortato tanto i credenti quanto i non credenti. E poi siamo stati presenti a quello che è stato un servizio funebre un po' particolare. È finito anche sui media nazionali perché c'è stato differenti momenti di questa celebrazione. Uno è stato un momento è stato il momento in cui l'imam ha dato la benedizione perché il ragazzo era la famiglia era di origine musulmana. Ci siamo presentati noi come Chiesa Evangelica e abbiamo pregato non tanto per il ragazzo morto, ma perché il Signore consolasse i cuori dei ragazzi credenti che erano suoi amici. E poi c'è stato un momento con due parroci cattolici che hanno benedetto la bara nella migliore usanza della Chiesa Cattolica. E questo si è svolto in maniera molto tranquilla, molto pacata, senza nessuna delle tre entità che volesse prendere il sopravvento sull'altra. Perché dicevo che il Signore mi aveva preparato per questo? Perché pensare che questo libro è stato scritto tanto tempo fa e mi è capitato per le mani proprio poco giorni prima che succedesse questo, io stavo facendo proprio un discorso sull'accoglienza, mi è venuto in mente di come noi possiamo accogliere, perché questo libro parla dell'accoglienza ad alto livello, le persone che sono coinvolte in queste 58 riflessioni sono tutti leader che hanno in qualche maniera originato delle organizzazioni o dei movimenti per aiutare le persone bisognose, soprattutto nel terzo mondo, sia là sia qua. Da un certo punto di vista personale possiamo dire che cosa riguarda noi, cosa possiamo fare. Io non sono, non ho la possibilità di partire a fare il missionario, ho la possibilità economica di sostenere queste missioni, però cosa posso fare di più? Cosa posso fare in più? Mi è venuto in mente che quello che noi possiamo fare è togliere dalla nostra testa soprattutto un concetto di accoglienza sbagliato. Sapete, quando noi accogliamo delle persone, spesso le accogliamo nel nostro Stato, in Italia, senza voler entrare in polemica su come viene gestita la migrazione, l'accoglienza ai migranti, ma li accogliamo cercando onestamente di dare il meglio di noi. Però c'è una sorta di barriera. Loro hanno attraversato una barriera che è quella del deserto, che hanno attraversato l'acqua fino a un certo punto, poi sono stati presi da queste navi che raccolgono i migranti e portate sulle coste italiane e in una certa maniera hanno superato questo scoglio, questa barriera che li ha portati in Italia. Ma permane una barriera mentale da parte nostra. Rimane una barriera mentale che li isola. Noi li vediamo come un qualche cosa a cui magari come credenti di dare aiuto. Ma stentiamo a sentirli veramente come fratelli e sorelle in Cristo. Sono stranieri, sono persone che comunque fanno parte di un'altra mentalità. Nel libro di Levitico, al versetto 19-33, sta scritto: quando qualche straniero abiterà con voi nel vostro paese, non gli farete torto. Tratterete lo straniero che abita fra voi come chi è nato fra voi, tu lo amerai come te stesso, poiché anche voi foste stranieri in Egitto. Il versetto di Levitico è abbastanza chiaro. Tu amerai lo straniero come te stesso.
Tratterete lo straniero come chi abita fra voi, come chi è nato fra voi. Quando queste persone vengono in Italia, debbono essere accolte, soprattutto dalle nostre chiese, da chi è credente, come persone che sono abitate da sempre tra di noi. Ci sono barriere spesso linguistiche. Nella nostra comunità cerchiamo di superarle mettendo a disposizione dei traduttori, soprattutto in inglese, ma soprattutto la barriera è quella del nostro cuore. Il nostro cuore deve essere veramente pronto ad accettarli, perché la parola ce lo dice, li dobbiamo accettare come se fossero persone da sempre nate e vissute insieme con noi. E il versetto di Levitico ci dice una cosa molto ben precisa, perché voi foste stranieri in terra d'Egitto. Il sentimento del credente deve essere proprio questo: questa non è la nostra casa, questo è il nostro momento attuale, ma questa non è la nostra casa è da un'altra parte. Noi qua siamo tutti un po' pellegrini, siamo tutti un po' migranti, perché tra questa terra e la prossima c'è una barriera che ci divideva ed è stata spezzata da Gesù Cristo. Sapete, durante questa piccola pausa dal lavoro in chiesa che mi sono presi, ho frequentato anche ho assistito anche a una conferenza, questa qua, che si intitolava Voices of Women, cosa vuol dire essere donna. Questa è una conferenza fatta da una ragazza portoghese, Raquel Lorenzo, che non è credente, che un giorno ha deciso di prendere una macchina fotografica e di girare il mondo per raccogliere fotografie e storie di donne segregate, di donne maltrattate, di donne dove, in posti dove l'uguaglianza tra uomo e donna è negato. In una certa maniera anche in alcune parti e in alcune frange della nostra società le differenze, le disparità tra uomo e donna sono ancora presenti, ma ci sono alcune culture, le parlava proprio tipo del Vietnam, dove le ragazze vengono rapite, portate in Cina con dei matrimoni preparati. Per cui queste ragazze vietnamite vengono rapite da cinesi per essere sposate ad altri cinesi, ma anche quando queste donne vengono riportate in Vietnam, sono delle persone completamente escluse, delle persone impure, delle persone che non avranno mai più la possibilità di avere un contatto perché sono state rapite e violentate da persone che non sono della stessa etnia vietnamita, per cui cinese. E quello che mi ha fatto riflettere è questo. Raquel non è credente, ma a un certo punto della sua vita ha sentito dentro di sé il dovere di fare qualcosa. Attualmente sta girando un pochino il mondo per raccogliere fondi, per aiutare queste situazioni a livello nazionale, proprio per cambiare la mentalità che c'è al mondo del rapporto tra uomo e donna e per dare dignità a queste donne che sono maltrattate. La stessa cosa deve succedere tra di noi come credenti. Dobbiamo avere un momento in cui veramente diciamo non ce la faccio più a sopportare. Non so se avete presente un vecchio cartone animato che era quello di Braccio di Ferro. Braccio di Ferro era famoso perché era un cartoon, uno dei primi cartoni fatti negli anni 30. E c'era questo personaggio, forse quelli dell'età mia se lo ricordano, che diventava forte mangiando spinaci, e questa è una cosa molto famosa. Ma guardando i cartoni animati di Braccio di Ferro c'era il cattivo, Bruto, e Olivia, la fidanzata di Braccio di Ferro, e Bruto faceva tantissime cose brutte a Braccio di Ferro, e Braccio di Ferro che subiva tutte queste angherie da parte di Bruto, fino al momento in cui lui diceva: non ce la faccio più. In inglese I can't stand it anymore. Non ce la faccio più in italiano. E a quel punto scattava qualche cosa che gli faceva dire: ok, questo è il momento di agire.
prendeva la sua scatola di spinaci, mangiava le spinaci e diventava forte, diventava braccio di ferro e Bruto veniva sbattuto a destra e a sinistra. Per noi come credenti deve succedere la stessa cosa. Per noi come credenti ci deve essere il momento in cui diciamo non ce la faccio più e dobbiamo prendere il nostro barattolo, che non sono le spinaci, ma sono la parola di Dio, farla entrare dentro di noi, perché quelle parole che ha detto, che sono state dette in Levitico, entrino dentro di noi. Quello che possiamo fare, oltre a dare finanziamenti, a dare aiuto dal punto di vista pratico, dal punto di vista economico, è quello di far sì che la nostra mentalità cambi, che cambi la percezione che noi abbiamo dello straniero, non come straniero, ma come persona che è da sempre stata insieme con noi, soltanto in un posto differente. Sempre dalla parola in Numeri 15, 16 sta scritto: ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e per lo straniero che soggiorna tra voi. Questo sta ancora di più a sottolineare che non c'è differenza tra chi è nato qua e chi è nato là. Siamo tutti parte di uno stesso, creatore. Attenzione, gli stranieri di cui parlava Numeri non erano stranieri credenti, anzi, tutt'altro. Erano stranieri che non erano quasi mai credenti, che magari diventavano credenti quando stavano là, ma provenivano dalle nazioni che erano intorno a Israele. Erano nazioni normalmente ostili ad Israele, con le proprie usanze, le proprie tradizioni, i propri cibi e soprattutto con i propri dei. Ma la parola non dice di trattare così soltanto le persone che sono credenti. La parola dice di trattare tutti quanti, lo straniero, al di là che sia cristiano, musulmano, ebreo, qualsiasi cosa, ateo, anche se sto vedendo per esperienza che tra le persone che migrano in Italia per motivi economici o di guerre o politici, di non credenti non ce ne sono, tutti quanti in qualche maniera credono a qualche cosa. Per cui la parola dice: noi le dobbiamo accogliere, al di là del fatto che siano credenti o meno. Per loro ci deve essere una stessa legge, anche se non sono della nostra religione. Se non sono del nostro, che non hanno ancora il nostro rapporto. Sapete, l'acqua che viene attraversata dai migranti è una barriera fisica, ma è anche una barriera mentale. L'acqua è fonte di vita e di movimento e di divisione, e noi siamo chiamati a essere un'acqua differente per queste persone. Noi siamo l'acqua della vita. Giovanni 7:38, Gesù dice: chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorreranno dal suo seno. E questa è la cosa importante. Noi dobbiamo essere acqua viva per queste persone. Noi dobbiamo essere coloro che vengono accettati. C'è un bellissimo brano del Patto di Losanna del 1974, che è un documento firmato da gran parte delle organizzazioni cristiane nel mondo. E al punto 5 del patto di Losanna del 74, non ve lo leggo tutto quanto, ma vi leggo soltanto un piccolo brano che dice che la responsabilità sociale dei cristiani è questa: sosteniamo che Dio sia il creatore, sia il giudice di tutti. Dobbiamo dunque condividere la sua preoccupazione per la giustizia, per la riconciliazione sociale e per la liberazione degli uomini e delle donne da ogni forma di oppressione. Poiché uomini e donne sono fatti ad immagine di Dio, sia che ogni persona, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dal colore della pelle, della cultura, della classe sociale, dal sesso o dall'età, possiede un'intrinseca dignità in ragione della quale deve essere rispettata, servita e non sfruttata. E questo è quello che si chiama il Signore, come credenti. Vogliamo pregare insieme. Signore, ti ringraziamo che tu ci hai fatto testimoni, che tu ci hai fatto testimoni di te.
Se voi che mi avete ascoltato siete stati colpiti, se tu sei stato colpito per qualche cosa, prega queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio essere accogliente. Voglio accogliere le persone, voglio dimostrare la mia accoglienza in pratica, abbattendo la barriera mentale che mi isola dalle altre persone. Vedendo gli altri, gli stranieri, non come stranieri, ma come altre persone che sono sempre abitate assieme a me. E Signore, io voglio essere veramente una fonte viva, un'acqua di vita, di testimonianza e di supporto per queste persone, così che loro possano vedere te tramite l'amore che io riverso su di loro. Tutto questo io lo prego in nome tuo santo, Signore Gesù. Amen.